Maestro Bluson, lei ha donato insieme a sua moglie Tita Tegano una collezione di opere d'arte della seconda metà dell'Ottocento e primo Novecento. Com'è nata la sua passione e il rapporto con la pittura? Ma il rapporto con la pittura è nato così, per caso, perché mi sono piaciute sempre le belle cose. E quando ero ancora ragazzo non avevo ancora i soldi per comprare queste pitture, queste opere d'arte, però ogni volta che vedevo nei giornali, nei settimanali, nei mensili, delle foto di queste opere, di opere anche di altro periodo, eccetera, però della pittura, conservavo i ritagli di giornale, conservavo tutto. Difatti a casa mia c'ho ancora pacchi di ritagli di giornale dove si parla di queste mostre di arte e della pittura, eccetera. E così piano piano è nata la cosa. Poi appena ho potuto guadagnare qualche cosa, prendere qualche soldo, e li ho investiti, si può dire, investiti tutti i miei soldi in queste opere d'arte. La maggior parte dei soldi l'ho adoperata perché mi piaceva tornare a casa e mettermi a guardare questa pittura. E così è nata la passione e piano piano, prima a rate, poi quando ho potuto pagavo intero, e ho fatto una collezione che non sapevo neanche io, perché non sapevo neanche più di avere così tanta roba, perché la maggior parte di questi quadri erano nei cavò e non avevo il tempo di dedicarmi a aprire il cavò, di guardare nel cavò. E allora avevo solamente quelli che non entravano in cavò e avevano attaccati al muro, e gli altri me l'ho quasi dimenticato. Difatti adesso so che sono tanti. E la decisione di darli alla Fondazione di Parma è stata, a parte la Fondazione di Parma, avevo chiesto altre fondazioni e mi avevano fatto anche altre, mi avevano fatto anche dei problemi. E Parma è l'unica che ha deciso di prenderli tutti e di non darmi, anzi addirittura sono venuti a visionarli, eccetera. Poi anche il trasporto e tutto hanno fatto a spese loro. E allora li ho dati a Parma, così ogni volta che finisco a lavorare a Milano per tornare a Roma, quando sono in macchina mi fermo a Parma e vado a vedermi un poco i quadri e li vedo tutti assieme, finalmente li vedo tutti assieme, perché prima ne vedevo qualcuno fuori. Chi le ha trasmesso la passione per il canto? Quindi anche... Ma niente, la passione per il canto è venuta da sola, perché ho sempre cantato anche da bambino, facevo il solista in chiesa. E poi un po' il parroco del paese, un po' il sacrestano che sapeva di musica, mi hanno dato queste prime nozioni di musica, e si può dire che la mia vita ho sempre cantato da bambino fino adesso. Perciò non è che me l'ha trasmessa qualcuno questa passione, ce l'ho sempre avuto. E quando... Non solamente che non pensavo, non avrei mai pensato di diventare cantante. C'è stato un momento... Mi piaceva la musica, mi piaceva tutto, ma mai pensato di diventare cantante, perché io vengo da una famiglia molto modesta. E in quei tempi, appena finita la guerra, avevamo neanche da mangiare, non per pagare i soldi per la cosa. Infatti ho fatto l'audizione al conservatorio, ma non ho fatto l'audizione così per curiosità, ma quando mi hanno chiesto che intenzioni avevo, ho detto non ho nessuna intenzione, perché non ho la possibilità finanziaria per studiare. E poi piano piano invece è venuta fuori questa cosa, molto piano piano. Quando è stato il momento proprio che ha sentito
che la sua voce straordinaria era il suo passaggio per il suo futuro. Non è che mi sono mai illuso, da buon contadino, diciamo, non mi sono mai illuso di poter fare carriera, di poter essere... Sì, perché sono sempre andato con i piedi di piombo, si può dire, perché non mi sono mai montato la testa neanche quando ero arrivato, si può dire, se sono arrivato. Ha un ricordo particolare della sua carriera artistica? Ah, i ricordi particolari ce ne sono raccontare. Tanti. Il più importante e il più bello è stato quando ho fatto i debutti nei grandi teatri, compreso New York, Metropolitan. E quelli sono stati dei momenti importantissimi, belli, eccetera. Ma il più bello di tutti è stato il debutto generale, cioè nel 61, quando debuttai a Spoleto. E lì è stato veramente una cosa molto emozionante. Però, non, come le dico, non mi sono mai montato la testa, anche perché quell'anno avevo perso la mamma, che era bambino. Ma poi avevo mio padre che si è risposato, ma quell'anno del mio debutto è morto anche mio padre, perciò mi sono trovato a Spoleto da solo, per dire. Allora ho detto che bisogna darmi, siccome davano anche una borsa di studio, sono andato avanti con la borsa di studio e poi piano piano 50.000 lire da una parte, 50.000 lire da un'altra, insomma davano. Quali opere da lei interpretate le hanno dato maggiori soddisfazioni e anche perché? Un po' tutte, diciamo, perché ho sempre cercato di fare quello che l'autore ha scritto e ha voluto e desiderava di fare. Ho cercato di rispettare sempre quello appunto che ha fatto l'autore. Sì, qualcuno forse mi ha dato più soddisfazione d'altro, però direi che sono tutte quasi alla pari, perché in quel momento che stavo facendo quell'opera mi piaceva quell'opera, ma quando stavo facendo quell'altra mi piaceva quell'altra, perciò non mi sono mai affezionato a una precisamente. Ci sono quelle che ho fatto più, che ho eseguito di più, ma insomma non è che le ho eseguite perché ero affezionato, perché me lo chiedevano. Renata Tebaldi, Maria Callas, cosa no, le viene di dire? Renata Tebaldi, non è, sono tutte persone, tutte colleghe, ex colleghe, che e io non ho mai lavorato insieme. Le ho sempre sentite, per esempio da Callas, quando ho cominciato era già quasi dopo pochi anni, dopo 2-3 anni è morta. La Tebaldi è morta tardi, ma non l'ho mai conosciuta personalmente, perciò non è che posso dire. Sì, avevano una voce, la voce è quello che si sente nei dischi, è quello che si sente anche nelle testimonianze, è una voce stupenda, specialmente la Tebaldi, che la chiamavano l'angelo della lirica, però l'altra era un mostro della lirica, veramente un mostro di palcoscenico. La Callas. Perciò mi dispiace solamente, come lei. Sì, mi dispiace solamente di non avere potuto lavorare specialmente con la Callas, perché sarebbe stata una grande esperienza, ma sarei morto anch'io allora. Perché sarei molto molto più vecchio di adesso. Nella sua ricerca per la collezione d'arte, le sue scelte sono sempre state così di volta in volta o anche avuto degli incontri di esperti d'arte che l'hanno coadiuvata? No, io sono stato, la mia fortuna è stata che quando ho cominciato a girare gallerie, girare per vedere se trovavo qualche cosa che mi interessava, che poteva piacere, ho trovato questa galleria di Bologna, che poi siamo diventati amici e mi sapevano, mi hanno saputo tante volte consigliare e dire che cosa dovevo prendere, che cosa non dovevo prendere. Perciò sono stato fortunato in questo, che
queste persone di Bologna, ma hanno sempre, e infatti sono stato assieme ieri sera a loro. Oggi mi hanno telefonato per dire, ci sentiamo sempre continuamente e loro sono sempre, mi hanno sempre consigliato delle cose belle e delle cose. La collezione Bruson è composta da 71 opere. Questa che è qui, sì. Poi ce ne sono altre ma non sono qui. Quali ritiene siano le qualità imprescindibili per un giovane cantante per affermarsi come lei? Ma prima di tutto, le posso dire una cosa, che sono cambiati molto i tempi da quando ho cominciato io. Perché quando ho cominciato io i maestri erano molto severi. Oggi sono severi solamente per finire insieme, ma sono severi per curare l'interpretazione il personaggio, come non solo i direttori ma anche i registi, e basta finire insieme che venga fuori un bello spettacolo e che si chiuda il sipario, ma il resto una volta invece quando si lavorava con i Serafini, con i Voto, con questa gente del passato, con Gavazzini, con Giulini, era veramente un'altra cosa. Grazie maestro Bruson per questa bellissima intervista.